Aida Nizar provoca Daniele Interrante a Domenica Live. Inizio di puntata movimentato e incandescente quello di Domenica Live. Barbara D'Urso inizia le 5 ore di diretta su Canale 5 parlando dell'Isola dei Famosi. Tra i vari argomenti trattati riguardanti i naufraghi, una grande discussione si è scatenata su Marco Ferri. Infatti, nel programma Video News, è intervenuta Aida Nizar, showgirl spagnola che ha trascorso con il modello 2 mesi all'interno della casa del Grande Fratello VIP iberico. La donna, la quale già si è espressa in passato negativamente sul concorrente del reality show Mediaset, ha raccontato la convivenza forzata con Marco nello show televisivo spagnolo. L'esuberante star madrilena ha raccontato di un ragazzo maschilista, poco maturo e rispettoso nei confronti degli altri. Tra l'ilarità generale degli ospiti in studio, oggi al salotto festivo di Carmelita hanno preso parte Carina Cascella, Daniele Interrante, Scintilla, Vladimir Luxuria, Alessandro Cecchi Paone, Marco Predoli, il figlio di Franco Terlizzi e la mamma di Marco Ferri. Aida Nizar ha continuato la propria testimonianza circa il suo rapporto con il giovane, facendo scattare la reazione di Interrante. L'ex tronista ha accusato l'ospite oltre confine di muovere queste considerazioni solo perché la Nizar era affascinata da Marco Ferri senza essere contraccambiata da lui. A questo punto Aida si è alzata andando a rivolgersi direttamente all'opinionista di Domenica Live. Daniele Interrante attaccato da Aida Nizar. Aida Nizar allora è andata di fronte a Daniele Interrante, al quale ha detto parole che non hanno frenato le risate di tutti i presenti nello studio di Domenica Live. Tra gli altri dettagli svelati su Marco Ferri, la showgirl spagnola ha accusato quest'ultimo di aver fatto l'amore davanti ai suoi occhi durante la partecipazione al Grande Fratello VIP iberico. Ed ha aggiunto, messo in dubbio anche di poter piacere al padre del concorrente dell'Isola dei Famosi Riccardo Ferri, ha inferto l'ennesima stoccata al giovane modello asserendo che il ragazzo nutra ostilità verso le persone omosessuali. Affermazione forte e smentita dapprima dalla madre e poi dagli altri ospiti presenti in studio, dato che Marco ha invitato sull'Isla Bonita l'amico Jonathan Cascella.